Da chi stanno scappando? Dalla storia dei tre porcellini alla fiaba di Cappuccetto Rosso, ma reinterpretate in chiave decisamente non convenzionale. Questo lupo! Ha i pattini! Novembre è infatti un mese speciale per le storie che hanno animato la sezione ragazzi della biblioteca Città di Arezzo grazie all'iniziativa Nati per Leggere per promuovere il diritto alle storie di bambine e bambini nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Perché la lettura diventi una pratica quotidiana in famiglia sin dai primi mesi di vita e proponiamo letture con libri di qualità, libri che sono sostenuti e ritenuti diciamo idonei nell'ambito del programma Nati per Leggere, e ogni volta facciamo delle letture a tema, quindi questa sera le protagoniste sono le favole, le storie un po' buffe, un po' bizzarre. Questo lupo! C'è i pattini! Ha i pattini! Ma dove sta andando questo lupo con i pattini? Ha abbracciato l'albero, hai ragione. E allora Cappuccetto Rosso continua la sua passeggiata. Una nana. Oh, finalmente! Vediamo. È arrivata a casa della nonna. Noi riteniamo che i bambini non debbano essere fermi e essere passivi, ma assolutamente devono partecipare e sentirsi parte della storia, del libro, e poter dire quello che pensano in qualunque momento. Deve essere un momento divertente, di condivisione per tutti, per grandi e piccoli.